E buon pomeriggio a tutti amici sportivi della CBTV, siamo in diretta dal Nino Iorlano di Lioni in provincia di Avellino, un piccolo comune di poco meno di 6.000 abitanti. Ci troviamo appunto in questo impianto, una piccola perla diciamo così dell'Alta Irpinia, per questa amichevole precampionato tra Angri e Campobasso. Anticipo che prova a recuperare il pallone, poi Tordella attaccato, non riesce a controllare la sfera, resta l'Angri che prova subito la conclusione. Al volo era indubbiamente difficile. Maldonado, Gonzalez in area di rigore, pronto a saltare, la conclusione di Corvino che si spegne al lato di pochissimo. Vire Corvino, allora il tocco morbidissimo in area di rigore, la testa di Gonzalez e poi Abreu fa 1-0 dopo esattamente 4 minuti. In anticipo Ricamato che prova ad allontanare, resta lì però Langri da una posizione pericolosa, la conclusione Esposito in due tempi senza problemi. Mengani, lunghissimo, diventa buono il pallone per Corvino. Corvino, bello il gesto tecnico di Corvino, il tocco poi per Di Nardo col sinistro, che palla che aveva dato Corvino. Tordella va un po' in difficoltà, regala il pallone agli avversari. È bello la verticalizzazione lì per l'attaccante campano, che brivido. Di Nardo prova a dare fastidio, il pressing di Abreu, è salito anche Mengani nel frattempo, infatti è costretto a lanciare lungo il centrale di Mister Liquidato. Di Nardo da solo davanti alla porta, il destro di Di Nardo. Pontillo prova a temporeggiare, ancora Pontillo, poi arriva anche Tordella a sostegno, la conclusione dalla distanza. Abbastanza bene Pontillo, poi il raddoppio di Ercolano, resta lì Langri, arriva il pallone in aria, attenzione Esposito, che cosa ha preso Esposito da due passi. Dalla rincorsa sembra debba andare Lara Delgado, la rincorsa di Lara Delgado prova ancora Langri, il fischietto in bocca è il direttore di gara. Bonacchi, attenzione Bonacchi, Esposito, la lunga alta sopra la traversa. Termina 1-0 il match tra Campobasso ed Angri, la rete di Abreu a decidere questa amichevole.